Salve ragazzi, qua ZW Jackson e quest'oggi siamo qua per andare a vedere insieme come glitchare i giovani su FIFA 18 per renderli delle bestie. Prima di tutto però ragazzi, seguitemi su Instagram zw.jackson, link in descrizione, ci mettete un secondo. Vi ringrazio di cuore perché veramente ci tengo un botto. Ciao a tutti ragazzi, qua ZW e bentornati appunto sul mio canale. Quest'oggi, come detto da premessa, andremo a vedere insieme come glitchare i giocatori su FIFA 18. È un metodo 100% ufficiale, 100% legale, che ho trovato un po' manipolando appunto l'internet. L'ho provato e ragazzi sono qua a spiegarvi come fare appunto. Allora, guardate, prendete questi giocatori, io faccio questo esempio con Martial e Rashford, questi giocatori che hanno ottima promessa come caratteristica. Come potete vedere ragazzi, hanno un valore e a fianco di questo valore c'è anche una percentuale. Perché vi sto facendo vedere questo? Perché adesso andremo a vedere insieme tutto. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente mettere nella lista dei prestiti i vostri giocatori che vorreste far crescere. Io appunto ragazzi ho fatto questo esperimento con Martial e con Rashford, perché sono due giocatori che comunque vanno a ruba e appunto ci metto anche poco per fare questo diciamo trucco, questo glitch. Però ragazzi, qualsiasi giocatore può andare bene, questo giocatore con ottima promessa. Bene, una volta appunto accettato il prestito, come potete vedere i nostri giocatori sono in prestito. Guardate, Martial è in prestito e il valore non è cambiato di una virgola. Adesso con calma ragazzi arriviamo a tutto, perché è veramente una cosa facilissima da fare e spero che vi possa essere utile. A proposito, commentate qua sotto se anche a voi il bug, il glitch funziona, o se vorreste magari sapere qualcosa in più. Comunque, una volta dati in prestito i giocatori, salvate, importantissimo, bisogna salvare, perché anche questo adesso ve lo spiego, ve lo faccio capire. Allora, dovete richiamare, dopo aver salvato, dovete richiamare dal prestito i vostri giocatori e guardate adesso che cosa succederà. Praticamente i giocatori cresceranno così, senza un vero motivo. Allora, Rashford addirittura è cresciuto di 1 e il valore è salito del 25%. Come potete vedere io non ho fatto nulla, è passato quanto 3 giorni eppure è salito. Mentre invece Martial non è cresciuto con l'overall, però il suo valore è cresciuto del 9%. E sono stato anche veramente fortunatissimo, perché vi ho fatto salvare dato che un sacco di volte appunto questo bug non funziona. Quindi se questo bug non dovesse funzionare, basterà appunto uscire dalla carriera, rientrare e far tornare i giocatori appunto a casetta, diciamo. Perché un sacco di volte anche il valore, invece di aumentare, proprio diminuisce. Quindi è veramente un po' a culo. Comunque voglio farvi vedere anche questa cosa, perché si può fare veramente all'infinito questo glitch. E guardate cosa ho fatto io col mio Martial. L'ho dato in prestito, poi appunto risalvo proprio perché non voglio rischiare di farlo di nuovo decrescere. E guardate ragazzi, perché appunto come vi stavo dicendo, questa roba qua la potete fare veramente all'infinito, basta avere comunque un po' di pazienza, un po' di culo. E il nostro Martial, guardate raga, guardate, adesso arriva un attimo, eccolo qua il nostro Martial. Andiamo a farlo ritornare a casetta e questa volta, come potete vedere, il valore, essendo di nuovo andato in prestito, non è cambiato, era 40% dopo che l'avevamo upgradato, è rimasto 40%, lo richiamiamo dal prestito e guardate adesso il valore non cambia. Però ragazzi, guardate, andando su stato, come potete vedere ragazzi, c'è scritto ha il potenziale per diventare speciale, mentre invece prima era ottima promessa. Quindi abbiamo praticamente trasformato il nostro Martial in un giocatore da 90 e passa, perché praticamente ottima promessa, se non erro, adesso non vorrei distupire perché non me lo ricordo, comunque ottima promessa mi sembra che sia tipo 85 fino a 88 o 80, boh raga, comunque abbiamo trasformato il nostro giovane. Quindi ragazzi, questa cosa la potete fare quante volte vogliate e soprattutto ragazzi dovete continuare a farlo. Cioè, nel senso, come vi ho detto prima, può capitare anche che non cambi nulla, o può capitare che addirittura venga diminuito il valore. Cioè, nel senso, mi è successo un sacco di volte. Quindi ragazzi, da ZW è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo tornati con FIFA. Prossimo video non so se sarà ancora appeso FIFA, comunque sto cercando di essere di nuovo attivo, mi siete mancati tantissimo ragazzi, e seguitemi su Instagram zw.jackson, e tra l'altro fatemi sapere qua sotto altri miti di FIFA o di PES che vorreste vedere sul canale. Ciao!